Buona giornata a tutti. Riprendiamo la nostra catechesi sulle beatitudini. Oggi commenteremo la beatitudine seconda, beati gli afflitti perché saranno consolati. Ci faremo aiutare in larga parte da Papa Benedetto, che ha commentato magistralmente questa beatitudine. Ma cominciamo. Il termine greco usato da Matteo in questa seconda beatitudine allude all'afflizione, alla tristezza. Il testo latino traduce beati quelli che piangono. Potremmo dire che vi sono almeno due tipi di afflizione: quella causata dalla perdita di speranza, di fiducia in se stessi e negli altri, per molteplici cause che distruggono le persone interiormente, ma vi è anche un'afflizione dovuta alla profonda ingiustizia, alla mancanza di pace nel mondo, con tutto il pesante corollario, corruzione, violenza, malaffare, disprezzo per la vita umana e più in generale per il nostro ecosistema. Entrambi questi generi di afflizione possono generare una duplice reazione, la rendevolezza, lo scoramento, la resa, oppure una resistenza attiva, dettata anche dalla speranza della consolazione e misericordia divina. Giuda è sicuramente un esempio del primo tipo di afflizione. Ha sbagliato, non osa più sperare, la sua afflizione si tinge di buio, si impicca. Alla seconda tipologia appartiene Pietro, che colpito dallo sguardo del Signore scoppia in lacrime risanatrici, ricomincia da capo e diventa un uomo nuovo. Da qui lascio la parola, come dicevo, a Papa Benedetto. Egli scrive, citando l'afflizione positiva di Pietro: di questo genere di afflizione positiva, che costituisce un potere opposto alla signoria del male, troviamo una toccante testimonianza nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 9. Sei uomini vengono incaricati di punire Gerusalemme, la terra coperta di sangue, la città piena di violenza. Ma prima un uomo vestito di lino deve disegnare un tau, una specie di croce, sulla fronte di coloro che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono, citato il profeta. E le persone segnate in quel modo scampano al castigo. Sono persone che non seguono il branco, che non si lasciano coinvolgere con spirito gregario, in un'ingiustizia divenuta normale e ne soffrono, anche se non sta in loro il potere di cambiare la situazione nel suo insieme. Oppongono tuttavia al dominio del male la resistenza passiva della sofferenza. Colui che non indurisce il cuore di fronte al dolore, al bisogno dell'altro, che non apre l'anima al male, ma soffre sotto il suo potere, dando così ragione alla verità a Dio, costui spalanca la finestra del mondo per far entrare la luce. A questi afflitti è promessa la grande consolazione. In questo senso la seconda beatitudine è in stretta relazione con l'ottava. Beati perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Solo allora la persona che soffre verrà davvero consolata. Solo quando allora le sue lacrime si esauriranno completamente, quando nessuna violenza omicida potrà più minacciare lei e le persone impotenti di questo mondo. Solo allora vi è piena consolazione, quando anche le sofferenze incomprese del passato saranno elevate alla luce di Dio e portate alla sua bontà, a un significato di riconciliazione. La vera consolazione si manifesterà solo quando, privato del potere, l'ultimo nemico, la morte, con tutti i suoi complici, cadrà. E il regno dei cieli trionferà solo allora. Così la parola della consolazione ci aiuta a capire che cosa significhi il regno di Dio o regno dei cieli. Il regno di Dio ci lascia intravedere quale consolazione il Signore tenga in serbo per tutti gli afflitti e
e i sofferenti di questo mondo. Allora ecco, potremmo dire proprio così. C'è un'afflizione causata da noi, dai nostri errori. Solo un pianto purificatore può liberarci da essa. Solo la confidenza con la misericordia di Dio sana. Ma v'è un'afflizione che dobbiamo avere tutti per le ingiustizie di questo mondo. Uno sdegno. 21 volte Gesù nel Vangelo si sdegna a causa delle ingiustizie. E quest'anno, nel centenario della nascita di Don Lorenzo Milani, vale la pena di ricordare il suo motto in lingua inglese: I care, mi prendo cura, me la caccio, non taccio, combatto, lotto, gioco la mia vita, perché so che la ricompensa è il regno dei cieli, c'è una stretta e amorevole relazione con Gesù. Vi auguro davvero una buona giornata.